Quando l'anno scorso vedevamo l'attaccante del Civitavecchia presentarsi in tribuna alla cavaccia di Allumiere, sorretto dalle stampelle, non potevamo pensare che un anno dopo sarebbe cambiato lo scenario da così a così. Oggi possiamo parlare di un Samuele Cerroni che ha realizzato 10 gol e che ha saputo recuperare totalmente dall'infortunio al crociato. Ma in realtà il gesto più bello del bomber nerazzurro non è un gol, la perla più bella della sua stagione è una clamorosa traversa in rovesciata colta al 94esimo della partita contro l'Eretum. Per la formazione nerazzurra si va a lungo, ancora a cercare Toscano, colpo di testa, palla rovesciata, traversa di Cerroni, non ci voglio credere, il portiere di riserva ha fatto due parate clamorose. Samuele Cerroni, dopo il pareggio di domenica scorsa, il Civitavecchia affronta il Falasche Lavigno. Servirà un altro Civitavecchia? Che Civitavecchia ti aspetti tu? No, sicuramente dobbiamo andare lì come abbiamo fatto, tutto il contrario come abbiamo fatto domenica, perché è una squadra sempre medio-bassa classifica e sicuramente darà il massimo. Noi dobbiamo andare lì e metterci il massimo, prendere subito il piglio giusto la partita ed aggredirli, come se fosse diciamo, una squadra di sopra classifica. Il vostro allenatore ha detto che siete un po' stanchi, è così oppure avete recuperato comunque dopo domenica? Sì, sicuramente domenica scorsa abbiamo sentito molto le fatiche della Coppa, sia il campo molto duro di Monterotondo, sia una squadra molto ostica e compatta, sia noi che abbiamo dato in Coppa il massimo fino all'ultimo secondo, e sicuramente domenica ne abbiamo un po' accusato, ma non è diciamo, un alibi. E veramente domenica abbiamo sbagliato proprio l'approccio alla partita, quindi però in più c'è anche diciamo, il fatto che fisicamente non eravamo al massimo. Col Falasche Lavigno all'andata è stata una partita incredibile con 4 gol di Ruggero e un gol di mano segnato dagli avversari. Allora ti chiedo, sei pronto a segnare di mano tu stavolta? Sì, spero anche io e spero anche che Gigi faccia un'altra quadripletta. La aspettiamo, tutta la squadra l'aspetta. A proposito di Ruggero, mi chiede di chiederti del cubo, di che cosa parliamo? No, il cubo è diciamo, un gioco che facciamo noi tipo calcio tennis prima dell'allenamento, ma lui si vanta tanto che è forte, ma uno contro uno con me non ha mai giocato, quindi lo sto aspettando, anzi adesso lo sfiderò a momenti. Resterà a lungo negli occhi degli appassionati di pallanuoto quando ha fatto la calottina rossa del Sette Bello ai mondiali in Corea del Sud, con il titolo strappato senza patemi alla Spagna. Dellungo era pronto per condurre l'assalto anche all'oro olimpico, ma per quello bisognerà aspettare ancora un anno. Hollywood, come lo chiama Dario Di Gennaro, spera di attendere meno per alzare una coppa con il suo Brescia, anche per dare un messaggio di speranza ad un territorio che sta vivendo un momento da incubo. Siamo con Marco Dellungo, protagonista di questa vittoria, di questo mondiale vinto da parte del Sette Bello. Innanzitutto complimentissimi Marco. Grazie. Davvero tanto. Una bella emozione, anche noi in TV abbiamo visto la finale tutti insieme. Grazie. Davvero una grande esperienza. Quindi quali sono le tue sensazioni dopo questa vittoria? Ma ancora per me è un risultato fantastico, quasi irrisorio, perché non potevo chiedere di meglio dopo questo mondiale, soprattutto anche per la fatica che abbiamo fatto con tutti gli altri ragazzi e i sacrifici messi in questi mesi. È stata un'esperienza bellissima sotto tutti i punti di vista, perché ci ha messo nelle migliori condizioni l'allenatore, il dottore, il fisioterapista, e abbiamo affrontato tutti quanti le situazioni, i problemi, gli errori nel miglior modo possibile per poter crescere e per arrivare a loro. Una finale praticamente perfetta, come hai detto tu, come ha detto anche il CT Santo Campagna. Quindi preparata benissimo questa partita, sentivate già dalle ore precedenti, dall'inizio del match, che poteva essere la gara giusta per voi? Beh sì, comunque tra noi Italia e Spagna c'è stata sempre molta rivalità, ci siamo allenati anche con loro quest'estate. Anche l'europeo con quel gol annullato a Figlioli che non c'era. Anche quello lì, però ovviamente la VAR non era presente in Europa, quindi anche quello è stato un po' per noi una rivincita da tutto quel punto di vista. Però adesso bisogna mettere i piedi per terra e continuare a lavorare sicuramente per l'europeo che c'è a gennaio e per l'Olimpiadi dell'estate. E come hai detto tu, il microfono della Rai, hai fatto questa cafonata. Una cosa di spogliatoio? Sì, è una cosa molto di spogliatoio, perché noi, vabbè, vedendo anche molti film italiani, sai, Cinepanettoni, De Sica, tutte queste cose, Boldi, vedendo tutti questi film, magari copiavamo qualche battuta.
battuta. Beh, sono stati tanti anche i messaggi ricevuti per via WhatsApp, su Facebook, Instagram da parte di tutti i civili e chiesi. Poi anche mi ha fatto veramente piacere ricevere telefonate a casa dei miei genitori e di molte persone a noi care che ci hanno telefonato per chiedere informazioni, per farci le congratulazioni. Quindi sono veramente felice e ringrazio ancora tutti quanti per queste cose. Non voglio chiederti chi è che ti ha mandato il messaggio, perché sono cose private, però qual è stato il messaggio più bello che ti è arrivato? Sicuramente quella parte di mia moglie, che è quella che ha sofferto più di tutti, insomma, perché la chiamavo sia il giorno della notte, anche se c'erano 7 ore di fuso in avanti, quindi sicuramente è lei quella. Nel buon campionato da matricola della Margotta, che si stava avvicinando a passi felpati verso la salvezza in B2, non sono spiccate particolari preferenze soliste, visto che le varie giocatrici si sono alternate a fare la parte del leone. Ma a rappresentarle c'è sicuramente capitana Elisa Iengo, che quest'anno, forse anche più dell'anno della promozione, ha saputo prendersi spazio con le sue giocate, spesso importanti per spostare il lago della bilancia dalla parte del sestetto di Alessio Pignatelli. Elisa Iengo, una vittoria sofferta contro Oristano, le sarde si sono dimostrate veramente un avversario ostico. Sì, lo sapevamo che le squadre sarde generalmente sono sempre molto attrezzate, quindi sapevamo che avevamo comunque una squadra davanti che non avrebbe mollato sicuramente. Avanti per 1-0, loro hanno ribaltato il risultato, lì non era semplice, avete visto anche un po' i fantasmi a un certo punto della partita, però siete stati in grado di reagire e alla fine portare a casa 2 punti. Sì, siamo state brave a reagire, il verbo esatto è quello, abbiamo un pochino serrato i ranghi e siamo riuscite a giocare la nostra pallavolo. Cosa è cambiato a un certo punto della partita? Si è cambiato qualcosa o a livello mentale o a livello tattico? Ma sicuramente a livello tattico abbiamo girato le rotazioni, quindi quello probabilmente gli ha creato qualche fastidio. A livello mentale abbiamo un pochettino ripreso la situazione, che al terzo set insomma non era delle migliori, e siamo state brave in quel frangente. E da capitano sei salita in cattedra nel finale del quarto set e soprattutto nel quinto con una prestazione super. Grazie, no, siamo state brave tutte quante, altrimenti senza squadra il singolo non conta nulla, quindi siamo state brave tutte quante. Non hai smesso di incitare la squadra in tutti i momenti della partita, anche quando il set era ormai andato, questa squadra ha bisogno un po' di essere stimolata? Ma qualche volta sì, magari quando perdiamo un pochino la testa sicuramente, però siamo brave, ecco, a ritornare unite, a risolvere le situazioni non facili, quindi brave. Un'ultima battuta, c'era bisogno di vincerla questa partita, perché per ottenere la salvezza partite come queste vanno vinte, non abbiamo preso i 3 punti, ma insomma 2 credo, per come si era messa la partita, vanno più che bene. Beh sì, per come si era messa vanno più che bene, noi dobbiamo puntare sicuramente a vincere più 7 possibili, poi se vinciamo 3-0 o 3-1 ben venga, però più 7 prendiamo e meglio è. Siamo stati indecisi fino all'ultimo se premiare l'americano Borna Zigovic come rappresentante della buona stagione della Stemmer 90, ma il ragazzone di Miami, nonostante qualche partita al di sotto dei suoi standard, ha dimostrato di avere uno strapotere fisico e tecnico che ha incantato il pubblico del Palaricucci con un entertainment tipicamente USA. Non solo, Hankerson è anche un ragazzo che ha saputo ambientarsi in città fin dal primo giorno e che ha trasmesso a tutti la sua simpatia. Basti pensare che in occasione del pre-gara di alcune sfide casalinghe, lo statunitense ha voluto salutare e parlare con ogni spettatore presente al campo, nonostante non sappia esprimersi perfettamente in italiano. Charles Hankerson, forse il grande acquisto dell'estate della Stemmer 90 cestistica. Ti abbiamo già conosciuto perché sei venuto qui a luglio, adesso però ti stiamo vedendo anche in campo, quindi cosa vuoi dire ai tifosi della Stemmer 90 per questa nuova stagione? Prima di tutto voglio ringraziare tutti quanti i componenti dello staff tecnico, l'allenatore, i compagni di squadra che mi hanno accolto e mi hanno fatto da subito sentire a casa. Tutto quello che ho fatto negli anni passati, dal college in poi, è diciamo del passato, e adesso sto guardando al futuro e voglio fare ancora meglio. Sei pronto per questa avventura? Qui nel Lazio le difese sono un po' più accorte, un po' più tenaci rispetto a magari altre regioni, per cui bisogna fare ancora di più per cercare di far tanto sotto canestro. E non è dipendente dai punti la sua felicità, ma è solamente nel fare quello che serve per portare a casa i 2 punti e per vincere. Ti sei già dimostrato molto simpatico a Cieca, già ti conoscono in tanti, quindi è una tua caratteristica questa?
Per me sì, il divertimento è molto importante, ma sono anche uno che lavora sodo, perché col lavoro si può andare lontano, il primo obiettivo è vincere e nel frattempo ci si può anche divertire. La grande felicità che ci ha dato l'argento di Marco Lodadio al Mondiale di Stoccarda è stata talmente enorme ed emozionante che ci ha fatto quasi dimenticare che l'atleta in forza alla S-Gin ha sfiorato l'oro solo per un non nulla in una prestazione che ha rasentato la perfezione. Il cavaliere ha dimostrato di aver avuto una crescita esponenziale che non si è praticamente mai fermata. Ed è proprio con questo spirito che vogliamo pensare che il rinvio delle Olimpiadi possa servire a renderlo ancora più forte. Marco Lodadio in festa in mezzo al popolo della S-Gin, che emozioni senti? Beh, in generale, vedendo tutte queste ragazze, sono circondato da ragazze, quindi sono veramente fortunato. È un'emozione indescrivibile vedere tutti questi giovani che magari potrebbero in qualche modo intraprendere questo cammino. Io, ecco, l'augurio che faccio a loro è proprio questo: ragazzi, impegnatevi tanto perché le possibilità esistono e sta tutto in mano a voi. In bocca al lupo per il futuro. Ho fatto in serio sto ragazzo. No, solo per loro. Davvero una grande impresa, un esercizio perfetto quello che hai fatto. Quindi un grandissimo argento e abbiamo anche sperato per loro addirittura, perché manca davvero di pochissimo. Beh, sicuramente un po' di rammarico c'è, perché comunque poteva essere il metallo più pregiato, ma diciamo questa volta ci accontentiamo, tra virgolette, perché comunque c'è in ballo una cosa molto più grande che sono le Olimpiadi, quindi va bene così. Secondo me il momento in cui hai vinto quest'argento non è quando ti sei esibito, ma quando hai fatto quella dichiarazione, quando la squadra è andata fuori, in cui hai detto che si poteva ancora fare, si poteva ancora lottare e dare il massimo. Beh, sicuramente quando c'è una possibilità si può sempre lottare e dare il massimo, l'importante è avere la possibilità di farlo. Quindi diciamo che io sono stato anche un po' fortunato, perché in qualche modo sono riuscito a centrare al momento giusto, al posto giusto, l'esercizio perfetto. Questo non viene dal niente, perché comunque è una cosa che costruiamo tutti i giorni in palestra, però come tutti gli atleti sanno, creare la prestazione in quel momento e cercarla a tutti i costi non è sempre sinonimo di riuscita. È premuroso per comunque per Tokyo, dice qua non ti ammalare che sennò poi perdi un po' di preparazione. L'anno scorso Yuri Gagarin ti ha fatto quel bellissimo regalo facendoti i complimenti per il bronzo mondiale che hai conquistato, quest'anno tu l'hai fatto il regalo a lui con l'argento arrivato proprio nel giorno dei giorni in cui si è compiuto 50 anni. Beh, sicuramente sì, diciamo che comunque sono contento che Yuri abbia compiuto 50 anni, in quel momento non ci avevo tanto pensato, devo dire la verità, però comunque ero in un mondo un po' a parte, diciamo che quando si è in quelle situazioni, in quelle circostanze, io facevo fatica, anzi non ho risposto praticamente a nessun messaggio prima, perché ogni cosa mi riportava diciamo alla gara e quindi lo stress continua a diventare sempre maggiore e bisogna saperlo gestire. Quindi niente, va bene, io faccio adesso il mio augurio, tanti auguri Yuri. Guardare esprimersi il capitano della Revolution sul parquet non è mai noioso. Palleggio preciso e con tante variazioni di tema, quanto basta per far divertire il pubblico e i suoi compagni di squadra, che hanno reso i rossoblù squadra da promozione diretta. E poi il piatto forte di Capitan Luigi Mancini, ovvero il servizio. Ci sono stati set praticamente bruciati ed è accaduto più di una volta, perché con i suoi ace si partiva da 5-0 per la Revolution. Luigi Mancini, alla fine la vittoria è arrivata con la Saet, ma che sofferenza e che finale di quarto set. Sì, vittoria sofferta, voluta, soprattutto penso che sia vera la notizia che ci è arrivata che il Viterbo ha perso 3-0 sì, a Tarquinia, quindi allunghiamo sul terzo posto, speriamo che domani Albano faccia lo scherzetto a Pagliano e niente. Loro sono stati bravissimi a risollevarsi, un primo set bruttissimo da parte loro, bisogna dirlo. Secondo combattuto, bravi noi, poi siamo calati di intensità, loro sono cresciuti. Quarto set, fortunatamente siamo saliti noi. Ecco, lì a un certo punto sul 22-16 in favore degli avversari avete visto le brutte. Sì, la vedevamo completamente nera, questo era quello che vedevamo in campo. Però
vanno fatti i complimenti a Patrizio perché ha non messo ha sbagliato una battuta. Non ha sbagliato la battuta, ha messo in difficoltà la ricezione avversaria, ottimo a muro Antonio Piccini, Mocci, Riccardo Di Stefano, tutti, bravi tutti. Cosa vi ha detto Sansolini in quel time out? Sinceramente non me lo ricordo. neanche l'hai sentito, però no, ero... Hai parlato delle battute, Luigi, è stato bravo Patrizio nel quarto set, Patrizio Stefanini, sei stato tu altrettanto bravo nel primo e nel secondo set, soprattutto nel secondo quando serviva a dare un po', quando serviva a rimontare gli avversari. Sì, non so a quanto sono arrivato oggi, però giocare in casa una decina. Con la carica giusta del pubblico anche che ti carica, quindi bene così. Un'ultima battuta, hai parlato del Paglianus, ora un orecchio a domani al risultato della vostra diretta concorrente per il primo posto, voi il vostro l'avete fatto, adesso? Noi dobbiamo continuare a martellare gli avversari, vincere 3-0 o 3-1 e portare a casa sempre i tre punti in casa o fuori casa e poi aspettare il 7 o l'8 marzo, vediamo quando giocheremo contro Pagliano. Gli anni passano, ma il capitano dell'Enel SNC è sempre presente. Anche in questa stagione, ridotta praticamente a metà, il centro boa rosso celeste civitavecchiese d'adozione sta dimostrando di essere uno dei migliori del suo ruolo per la 2, cosa che gli allenatori avversari sanno bene, viste le corpose ragnatele che creano per non fargli arrivare palla. 22 gol realizzati, praticamente il 25% della squadra, ma soprattutto una grinta ed un carisma che esortano i compagni, soprattutto quelli più giovani, a dare il cuore per la causa. Davide Lomiti, grande amarezza per l'NSNC che esce sconfitta dalla partita contro Lanzio, peccato dopo quella bella rimonta vi ha portato al pareggio. Sì, purtroppo diciamo che la fortuna non ci assiste, in questo caso si può parlare pure di sfortuna, visto che comunque la nostra partita l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato tanto, due rigori sbagliati, l'ultimo del pareggio col portiere spiazzato, poi fischiate un po' strane, diciamo che pure l'ultimo gol loro era più controfallo che gol. Vabbè, diciamo che non siamo fortunati in queste scelte. Al di là della sconfitta sicuramente avete ritrovato morale in vista dei prossimi impegni, poi ci sarà anche la sosta per cercare di allenarvi al meglio in vista delle prossime sfide. Ma più che morale bisogna trovare la concentrazione in tutte le partite, perché non puoi giocare con una squadra come Latina, comunque dove ha 10 giocatori nuovi presi per poter puntare la 1 contro una squadra di tutti di Civitavecchia e li mettiamo così in difficoltà, poi andiamo a Salerno con una squadra sulla carta un po' inferiore e non facciamo la nostra partita. Questo diciamo è il più grande rammarico, dovremmo giocare sempre così concentrati, ma dal lunedì in allenamento.